Ieri sera all'ospedale di Faenza si è tenuto un incontro con la comunità dei genitori faentini per discutere della situazione del servizio di pronto soccorso pediatrico notturno. Durante la riunione è stata annunciata la data della riattivazione del servizio, prevista per il 1° giugno. Siamo qui con una mamma, cosa vi aspettate dall'incontro di oggi? Una risposta ovviamente positiva alla reintroduzione della reperibilità notturna dei pediatri, perché io ne ho avuto bisogno con mio figlio grande e se mi succedeva a distanza di un anno avrei comunque avuto un servizio non dal pronto soccorso di Faenza ma bensì da Ravenna, con un altro bambino piccolo a casa. Quindi penso sia un nostro diritto ed è giusto che venga reintrodotto. Quindi fondamentalmente il fatto che non ci sia un servizio di ambulatorio notturno crea disagi non da poco. Molti, perché pensiamo a due genitori che abbiano due figli, di cui uno ha bisogno del pronto soccorso. La mamma nel mio caso è rimasta a casa con il bambino piccolo e il padre è venuto al pronto soccorso nel 2010 con il bambino grande. Quindi in via telefonica ci siamo messi in contatto io col pronto soccorso e a sua volta il pronto soccorso con il medico reperibile di notte, cosa che non sarebbe potuta avvenire ovviamente con la mancanza del medico reperibile di notte. Cosa vi aspettate dall'incontro di oggi? Beh, dopo tanto tempo e tante chiacchiere noi stiamo aspettando una soluzione che sia proficua e soprattutto stiamo aspettando una soluzione che finalmente tenga conto delle esigenze dei cittadini. Abbiamo dato il nostro appoggio come opposizione anche al sindaco in consiglio comunale. Oggi vogliamo vedere sia il presidente della provincia che il sindaco che cosa diranno finalmente, perché qui stiamo andando oltre tutti i tempi e oltre tutte le aspettative. La gente inizia a diventare impaziente e noi siamo qui a controllare, perché eventualmente oggi non ci fossero svolte, inizieremo di nuovo con la nostra opera di opposizione seria e decisa. Ricorderete che io stesso nel mese di ottobre, quando fu comunicata questa impossibilità di assicurare il servizio, ho espresso all'epoca grossa contrarietà, perché chiaramente era un servizio che veniva a mancare sul territorio. Purtroppo i tempi che erano stati ipotizzati allora sulla base di quello che era prevedibile in quel momento è oggettivo, non sono stati rispettati. E questo chiaramente nessuno di noi può esprimere compiacimento per la situazione, ma l'oggettività dei fatti è stata ampiamente documentata. Detto questo, credo che la situazione rispetto al 15 di dicembre sia notevolmente diversa, nonostante nessuno oggi possa firmare una cambiale, che il 1° di giugno non ci siano sorprese. Però il 15 di dicembre, quando vi siete visti in questa sede, mancavano comunque i 5 nomi dei 5 medici che non c'erano nell'organico. Oggi i 5 nomi ci sono, auspichiamo che non si creino altri buchi, però la situazione è notevolmente diversa. Quindi penso che ci si possa lasciare in questo contesto con un animo ben diverso. Il 15 dicembre c'era un grosso punto interrogativo, oggi qui abbiamo non delle assicurazioni ma delle prospettive serie, concrete e confidiamo il 1° di giugno di essere tutti contenti sul ripristino del servizio. Finita l'assemblea, tirando le somme, come è andato l'incontro con i genitori, ma soprattutto quindi cosa avverrà alla pediatria di Faenza? Come sempre è stato un confronto molto civile, improntato a collaborazione e reciproca comprensione. Noi abbiamo presentato i risultati diciamo, realizzati negli ultimi mesi, che sono l'arrivo del nuovo primario che sta riorganizzando il servizio, attivando nuovi servizi, come abbiamo sentito, due nuovi ambulatori presso la struttura di Faenza. Abbiamo assunto dei medici, dei primari, tramite il concorso di cui che avevamo preventivato all'inizio dell'anno, e abbiamo preso un medico in più sostituendo praticamente un posto vacante che era presente sul territorio. Quindi l'ospedale ne esce rinforzato con nuovi servizi, con la presenza di un primario molto attivo, molto motivato, e ripeto, dal 1° giugno verrà riattivato il servizio di reperibilità notturna, come promesso
abbiamo avuto bisogno di più tempo rispetto al preventivato per le note difficoltà per i pediatri. I pediatri sono pochi in tutto il territorio nazionale ed è difficile riuscire ad ottenerli. Siete soddisfatti delle risposte che vi sono state date? La soddisfazione è a metà. Perché allora si dice che questo servizio sarà ripristinato dal 1° giugno, se tutto andrà come sembra, ma è tutto un se, però ricordatevi che il comitato c'è anche il 2 giugno, ecco, di certo non molliamo, seguiamo le cose, seguiamo l'evoluzione, ma di certo noi vogliamo che i nostri bambini siano accolti qui a Faenza, curati nel limite delle patologie. Naturalmente se la patologia è grave il bambino, se ha tempo e che verrà spostato, ma per patologie normali i bambini vogliamo che rimangano qui. Francesca Diletta per Ravenna Web TV.